Ciao a tutte! Oggi, visto che siamo arrivati anche nel periodo di carnevale, voglio preparare le chiacchiere verso la mia zona, oppure per essere comunque dalla parte d'Italia. Quindi, per iniziare, ho messo in una ciotola 500 g di farina e circa 6 g di lievito. Non avendo la bottiglia di vanillina, ho preferito inserire il lievito già vanigliato. Poi mi serve per procedere 70 g di zucchero, 50 g di burro, 3 uova e un tuorlo, e in più un mezzo bicchiere, comunque un po' di liquore, grappa oppure anice, quello che comunque voi avete a disposizione. Per iniziare mischio la farina e il lievito, in modo che diventa tutto omogeneo. Ok, lascio nello spazio. Calcolate che dovrete impastarlo come impastate la pizza o impastate la pasta dolce in casa. Mettete lo zucchero. Il burro e di qua tutto il composto l'ho messo insieme, quindi c'è ancora spazio. Ok, e già qui dopo questo dovrete iniziare ad impastare. Dopo aver impastato per bene all'interno della ciotola, versate tutto il composto sul tavolo o su comunque un piano abbastanza liscio, spalmate un po' di farina e continuate ad impastare. Lavoro che va fatto per altri 5-10 minuti, fin quando la pasta non diventa tutta bella omogenea e liscia. Ok, siamo arrivati, l'impasto come vedete è abbastanza omogeneo, una bella palletta. Ora copriamo il nostro impasto con la pellicola e la teniamo a riposare per almeno 30 minuti. Mi raccomando, non in frigo, perché sì, deve rimanere nel posto fresco, ma non freddo, rischierebbe di comunque indurirsi. Ecco qua. Teniamolo a riposo per 30 minuti. Ok, è arrivato dopo mezz'ora. Iniziamo a lavorare il nostro impasto. Tagliamo, facciamo belli così, e li dobbiamo richiudere, i pezzi che non lavoriamo al momento, di nuovo nella stagnola, sì, nella stagnola, nella cassa, nella pellicola. Una. Questo serve sempre per non far asciugare il nostro impasto. Come vedete, qui
Ho la macchina per la pasta. Cosa dobbiamo fare? Invece di utilizzare il mattarello, utilizzare comunque per stenderla, utilizzeremo la macchina. Partiremo per stenderla. Aspetta un attimo. Yes! Ok. Quindi per fare le nostre chiacchiere dovremo utilizzare la macchina. Quindi come? Siamo all'interno, la parte larga. Essendo che è morto, andrebbe bene così. Ok. Spieghiamo il libro e gli facciamo una seconda passata, sempre utilizzando lo spazio maggiore. Chiudiamo, stringiamo, infiliamo di nuovo all'interno della macchina. Visto che ora diventerà abbastanza lunga da lavorare, lo dividiamo a metà. Ragioniamo come abbiamo fatto prima, quindi chiudiamo metà. Allunghiamo. Scusate, si fa. E facciamo l'ultima più stretta. Mi raccomando, sempre due passaggi. Prima stendete. Poi chiudete, ecco qui, chiudiamo sempre il libro, in modo che la pasta si faccia abbastanza fina, ecco qua, in questo caso io la vedo già abbastanza grossa, quindi procederò a farla ancora più fina. Dovete lavorare così per tutti gli impasti, per tutti comunque gli altri panetti che abbiamo creato. Dopo utilizzerete, se volete, questa rotellina qui, dentata, in modo da tagliare le nostre. Mi sa che non mi faccio troppo niente. Tagliamo le nostre chiacchiere. Per poi metterle a friggere nell'olio, quindi già iniziamo a creare le nostre chiacchiere, qualsiasi comunque forma vogliate, potete utilizzarla così oppure farle belle quadrate, va bene? Ok, come vedete ho sbagliato. Mi lo tagli poi dopo. Ok. Divido le due palline in modo da creare. Faccio due piego. I procedimenti che ho fatto servono appunto per impastare nuovamente la nostra pallina in modo da avere un impasto molto più omogeneo. Infatti, come vedete, va di nuovo lavorata. Quindi in questo caso lo stiamo di nuovo rimpastando. Vado veloce. Non la richiudo, andiamo via la tempestare.
Ok, facciamo un passaggio più fino. Faccio una passata sulla farina in modo da non farla attaccare. Ok, dopo ciò andiamo a tagliare l'impasto, io lo taglio col coltello, provando a vedere. Niente, ok, andrò a utilizzare la rondellina che avevo usato in precedenza in modo da fare un lavoro più veloce. Ecco qua. Faccio un attacco centrale. Centrale. Ora, senza procedere a vedere tagliare gli altri pezzi, andiamo a cucinarli. Ok ragazze, con mezzo chilo di farina, quindi con quel panetto che ho creato, questo è il mio risultato. Quindi vi usciranno più o meno 4 bei vassoi da poter regalare in giro parenti e amici, belli gustosi. Mi raccomando, la frittura non penetra troppo, si rischia poi di eccedere, come è capitato a me, di bruciare un po' la mia chiacchiera. Colore, più o meno il colore che dovrebbe essere questo, bello chiaro, mi raccomando. Mi sono venute belle dritte perché comunque penso di aver la rondellina corretta, quindi con gli angoli per rettangolini, invece mi è uscita così. Magari la prossima volta. Con questo ragazzi vi auguro buon carnevale, diciamo così, dai. Ciao, alla prossima ragazzi.